Boom di turisti questo fine settimana per riscoprire le bellezze archeologiche della città di Nocera Superiore grazie alle visite guidate del gruppo archeologico Nuceria. I visitatori hanno potuto ammirare sia il battistero e la Domus del Decumano, due siti di grande importanza storica e culturale per l'Agro. In prima linea per il rilancio anche il gruppo archeologico Nuceria, che ha svolto un lavoro straordinario nel promuovere e valorizzare questi tesori, attirando un pubblico sempre più ampio e variegato. Le visite guidate proseguiranno ogni weekend, offrendo ai turisti e ai cittadini la possibilità di scoprire e apprezzare le bellezze nascoste della città. Noi siamo un gruppo archeologico di Nocera Superiore che si occupa appunto di valorizzare i tesori del nostro territorio, che sono ancora tutti da scoprire, e soprattutto lo facciamo tramite anche la collaborazione di altre associazioni, proprio come è avvenuto oggi, e creando giornate di divertimento e scoperta appunto del patrimonio culturale della nostra città. Il GAN ha in progetto tanti eventi, insomma, in questo mese e anche nel mese prossimo. Se ci seguite sui canali social potete sia prenotare le visite che possono essere accompagnate, sia partecipare a questi eventi che organizziamo sempre con altre associazioni del territorio. Colgo l'occasione per ringraziare il gruppo archeologico Nuceria, che ci ha dato una grande opportunità stamattina, e un plauso a tutto quello che è il lavoro che sta compiendo in quest'ultimo anno per riscoprire quelle che sono, diciamo, le bellezze della nostra città. In primis abbiamo visitato il battistero e successivamente abbiamo visitato quello che è la Domus del Decumano. Ogni pezzo di questo sito archeologico rappresenta la nostra storia, e oggi abbiamo avuto il modo di testarlo con le nostre mani e con i nostri occhi. È stata veramente un'esperienza molto formativa e interessante.